Tanti anni fa c'era un re. Era un re buono, amava il suo popolo. Ma la gente era povera, umile e non si osava avvicinare al re. Allora il re ha detto: se io voglio aiutare il mio popolo, dovrò diventare uno di loro. E così ha lasciato il suo palazzo, i suoi vestiti bellissimi, si è vestito da uomo semplice, è andato a abitare in una casa umile, è diventato uno di loro. Viveva con loro, abitava con loro. Li accompagnava nella gioia, nella tristezza. Gli insegnava, aiutava, li amava. E un giorno avrebbe anche dato la sua vita per loro. Questa non è una leggenda, questa è una vera storia. Il re è esistito, si chiamava Gesù. Dio non era contento con amare il mondo a distanza. Allora si è fatto uomo, è diventato uno di noi. Gesù ha dato tutto e alla fine ha dato anche la sua vita. Poco tempo prima della sua morte, il governatore romano lo ha chiesto: ma tu sei re? E lui ha risposto: sono re. Ma il mio regno non è di questo mondo. Gesù non aveva dei castelli, degli eserciti, non aveva grandi ricchezze e poteri. Il suo regno è un regno di pace e giustizia, dove tutti possono trovarsi a casa. Questa domenica celebriamo la festa di Cristo Re. È un momento per dire grazie a questo Re così generoso, così buono con noi. E allo stesso tempo un momento per dire sì, per diventare messaggeri di Gesù, per aiutarlo a estendere il suo regno in questo mondo. Un regno di pace, giustizia, dove tutti si possono trovare a casa. Invitiamo Gesù allora ad entrare nella nostra vita e lo facciamo re dei nostri cuori. Dio vi benedica, buona domenica. Alla prossima!